È virtuale, ma sarà sempre Tendopoli. È una virtual tent, cioè i ragazzi lo hanno voluto proprio loro, hanno preteso che non finissimo, che non si chiudesse, che i ragazzi si ritrovassero, e hanno inventato questa bellissima idea di ritrovare i ragazzi sui social, e quindi hanno inventato questa cosa bella che hanno chiamato Asta Virtual Tent. Dal 25 al 29 agosto, martedì 25, io farò un piccolo spot per lanciare l'iniziativa. È il saluto, il benvenuto che daremo ai ragazzi. Il giorno dopo, mercoledì, farò una registrazione video con degli interventi di alcuni ragazzi, nella quale narreremo un po' la storia della Tendopoli, come è accaduta, e chiederemo ai ragazzi proprio la domanda: la Tendopoli vive per te, cosa è stata, cosa non è stata. E che accadrà? Che tutti i ragazzi che sono iscritti a questa virtual tent potranno da loro casa quindi partecipare nei vari gruppi che stiamo organizzando a livello social, quindi diversi gruppi in tutta l'Italia, e parteciperanno in un dibattito che i capogruppi animeranno. Il giovedì invece c'è una specie di gara di creatività, sempre sul tema Tendopoli. Ogni gruppo si esprimerà artisticamente come crede e dove crede, quindi potrebbero fare disegni, pitture, canti, scenette, tutto, e verrà poi mandato, e ci sarà alla fine una premiazione degli migliori apporti, insomma, che ci saranno stati. Sabato a San Gabriele, cioè San Gabriele, faremo la messa, una messa in cui vediamo i ragazzi che vogliono venire. Non possiamo fare i grandi gruppi, ma gruppi piccoli, e l'idea che abbiamo, per dargli anche una caratterizzazione, se sarà possibile faremo una tenda all'aperto, un po' al cielo aperto, proprio per significare questa precarietà che abbiamo e che viviamo.